primi dati, parlo di medicina complementare, che non è solo l'ultracerebro, ma è tante altre cose, dallo yoga a tutte le terapie non farmacologiche e non psicoterapie formalizzate. E la moda ci dice che cosa? È di moda, effettivamente. Questi sono dati grossi riferiti agli Stati Uniti di 5 anni fa, e diceva che in un anno il 30% della popolazione è andato incontro a ha utilizzato una qualche rimedio di tipo alternativo o complementare, che si voglia. Un terzo è tantissimo, Se poi guardiamo i pazienti psichiatrici, abbiamo questi due lavori che ci dicono che cosa? Che se guardiamo i rapporti fra popolazione e prescrittori di terapie alternative, il 10% almeno dei pazienti è affetto da qualche patologia psichiatrica. E se usiamo come criterio la autodiagnosi, il 50% circa è affetto da un disturbo d'ansia o di tipo depressivo. Quindi dati molto alti, che non vuol dire che siano buoni o cattivi questi farmaci. Se si è parlato 10 anni fa, mi hai detto che non aveva senso parlare perché non funzionavano. Oggi credo che nessuno di noi possa dire questa cosa, anche se ho tanti imbrogli dentro che poi cercheremo di vedere assieme. Ma perché uno deve scegliere di andare a usare o proporre o chiedere o un medico prescrivere una terapia complementare? Beh, sono tanti motivi. Un primo motivo certamente è il fatto che, lo vedremo fra un minuto, il rapporto fra noi e gli psicofarmaci, noi come medici e come pazienti, è non idilliaco, per dirla così. Secondo, legato a questo, c'è che c'è sempre uno stigma molto forte per gli psicofarmaci. Ancora, i costi delle terapie, che è sempre un problema irrilevante, però esistono in queste altre nazioni soprattutto, anche se, aggiungo, questo conta molto di meno, lo vedremo poi, perché tutte le terapie alternative sono non rimborsate dal suo sistema sanitario. Ancora, il cambio di standard di cura, ci torno fra un minuto, e poi la fiducia che la gente ha non per i farmaci ma per le terapie alternative, poi vedremo perché. Allora, perché i farmaci? Beh, perché i farmaci sono certamente l'asse portante della terapia di quei disturbi maggiori psichiatrici, però di fatto resta che molti pazienti non funzionano anche quando rispondono alla terapia e sono quindi con livelli di funzionamento inferiore alla norma. Ci sono molti effetti collaterali, sia da quelli gravi, ma anche quelli che hanno fattori limitanti, tipo nella vita di tutti i giorni, problemi sessuali, esempio, aumento di peso e così via. C'è livelli importanti di disabilità, ci sono problemi di salute medica e fisica importanti e, abbiamo visto prima in queste giornate, la mortalità anticipata, che per lo più non è legata ai suicidi, ma è legata a condizioni mediche concomitanti. I costi? I costi non scoraggiano tanto i pazienti, in realtà, ma scoraggiano soprattutto il prescrittore, perché oggi abbiamo a fare ipotenazioni con il sistema sanitario che ci dice: hai speso troppo per i tuoi pazienti. Quindi questo è una variabile che conta, indubbiamente. Aggiungerei, non ne parleremo poi, che c'è un altro problema: la pipeline di nuovi psicofarmaci è vicina allo zero. Non è nulla dietro l'angolo di importante, o quasi nulla di importante. Sono proprio eventi rari i nuovi farmaci in sviluppo che hanno possibilità di diventare diversi dagli altri. Ancora, il suo stigma. Oggi facciamo finta di dire che lo stigma non c'è, ma lo stigma continua a essere, se non a livelli fondamentali, ma c'è per le malattie mentali e per i psicofarmaci. E quindi l'idea del don del mio giardino, per così dire, è sempre continuamente presente. Cambi di standard di riferimento della cura. Se noi avessimo una cura come criterio di guarigione, di risposta clinica, il miglioramento dei sintomi, non c'è nessun problema. Molti farmaci consentono di arrivare a essere un responder, ma ormai abbiamo imparato che la terapia comporta come meta lo sforzo, perlomeno, di arrivare alla remissione sintomatologica, senza la quale sono ricadute in abbondanza. La remissione spesso è un mito, però, con i psicofarmaci, perché per un farmaco che funziona bene lascia spesso sintomi residui. E per trovare questi residui si fanno scelte molto molto aggressive con i farmaci, ma questo contrasta con la voglia del paziente di farlo, oppure trovare delle terapie, dei percorsi alternativi che poi vedremo, possono essere i nutraceutici, ad esempio.
Ma poi un paziente perché vorrebbe, abbiamo detto il motivo per cui non vuole farmaci, ma perché vuole pigliare una terapia alternativa. Questo è un lavoro molto bello, vecchio abbastanza, però ha la sua logica, di circa su 1000 casi, e sono vari fattori di rischio che suggeriscono, o meglio di preferenza della popolazione per le terapie complementari. Io sono dato l'ultimo, che è quello che mi porta più, che non riesce molto alto di 2, cioè che è molto robusto, e dice che è soprattutto di interesse per le persone che hanno un coinvolgimento nell'ambientalismo, in varie posizioni culturali legate alla persona al centro dell'universo, spiritualità e così via, crisi psicologica e così via. Quindi abbiamo fattori negativi per i farmaci e fattori positivi per. Ma perché uno psichiatra, un paziente psichiatrico dovrebbe avere un'attrattiva particolare per questo tipo di situazione? Per un motivo molto semplice. Noi siamo molto, noi, i nostri pazienti, forse noi, non lo so, con i suoi studi in questo secondo livello, siamo molto legati al, appunto, al biologico, alla mediazione, al bio, all'ambientalismo e così via. Tutti i parametri vengono dalla New Age, e New Age ormai non è ieri, è molto tempo dietro, quindi ormai copre tutta la popolazione. Anche noi vecchi siamo figli di New Age per molti versi, vero Carlo? E quindi questo è un criterio generale, ma di fatto si è imparato, si è visto in molti studi, che questi criteri sono molto attrattivi per i pazienti psichiatrici. Con questa premessa passiamo al discorso generale, quindi argomento che è molto pesante, molto pregnante, all'aspetto spirituale, i farmaceutici. Se guardate l'istogramma che ho proiettato, la colonnina, quella più alla vostra sinistra, dice 17,7%, il livello più alto, ed è l'uso di prodotti naturali. Tutti gli altri sono altre variabili di medicina complementare, ma il 200 è la variabile più consumata, più prescritta. Quindi buona parte del discorso generale prima vale, si applica ai nutraceutici. Ma cos'è il nutraceutico? È un concetto relativamente recente, un quarto di secolo fa è dato. Questa è la definizione originaria, ed è un cibo o una parte di un cibo che consente, che fornisce, che provvede a dare dei benefici medici e di salute, compreso la prevenzione e o il trattamento di una malattia. Non è uguale alla dieta, anche se molti meccanismi, forse ne parlerà Giovanni Biggio più tardi, sono comuni, però di fatto è una preparazione medica specifica con a base di sostanze alimentari. Sono uscite molte altre definizioni, quindi abbiamo messo un elenco di 5 o 6. Mi riferisco a quella più recente, quella della European Nutraceutical Association del 2016, che dice insomma la stessa cosa. Sono prodotti che consentono, come avevo detto prima, benefici per la salute in generale, per i suoi prelevativi in particolare, comprese prevenzione e trattamento. E per usare uno slogan che fa effetto sui pazienti, cos'è il nutraceutico? Una volta c'era San Martin Rohr che diceva, quando mi dico cos'è un farmaco, diceva San Martin, tutto quello che consente di scrivere un articolo. Potrebbe essere in certi casi vero, no? Qui cos'è un nutraceutico? È quello che è dopo la dieta, ma prima dei farmaci, cioè è una stazione intermedia. È vero fino a un certo punto, questo discorso intermedio può creare qualche confusione nei criteri di scelta di questi farmaci. E qui andiamo sul problema principale. La psicofarmacologia, i food products, diciamo così, i prodotti naturali, certo sono di moda, sono quote di mercato sempre crescenti in tutti i paesi europei, e il gruppo intermedio abbiamo i nutraceutici di senso lato, i probiotici, l'erboristeria e così via. Ma il problema è che molti di questi prodotti commercializzati sono commercializzati in un contesto di completa deregulation, cioè non c'è nessuna evidenza scientifica che dicano che supporti il loro uso clinico. Ma il mercato è completamente selvaggio. E questo non va bene, evidentemente. Perché? Perché per prescrivere qualcosa dobbiamo avere sempre, sia su un farmaco, un nutraceutico, un probiotico, quello che volete, dobbiamo avere sempre a mente che le basi sperimentali devono essere soddisfatte.
Quindi abbiamo a che fare con prodotti buoni, virgolette, prodotti cattivi, virgolette. Cioè abbiamo, non di rado, a che fare con prodotti che sono il nutrizionista di tratto miracolo. Promettono tutto, un po' come Wanda Marchi, cosa del genere, Wanda Lara è un'altra cosa. mi sembra fosse Marchi, no? Quella che faceva le reclame in televisione, che vendeva di tutto e di più. E se non abbiamo dei controlli, questo comporta che abbiamo il rischio, di dare informazioni e prassi non corrette ai nostri pazienti. Quindi c'è un movimento abbastanza forte che dice questa sorta di ambiente indipendente, senza regole, che viene riferito ai nutraceutici e ai probiotici, deve finire, e qui bisogna arrivare a un nutraceutico DOC, di origine controllata, cioè DOC, casa farmaceutica, lo specifico. Quali sono i criteri? Un decalogo. Bisogna prima di tutto che ci sia un razionale scientifico, a livello teorico, per dire si può usare in quel certo caso. Secondo, bisogna che il farmacologo, i clinici, e ma prima il farmacologo, il laboratorio dica che c'è un'attività specifica, la dopamina, la neurogenesi o quello che voi volete. Per essere sicuri che a livello preclinico sia un prodotto sicuro, e questo non è sempre così. Provate a pensare a certi preparati estratti di ginkgo biloba che davano grossi problemi di sanguinamento. Ancora, tra i clinici indipendenti, chi dimostra che è efficace ed è ben tollerato. L'indipendenza è centrale in questi casi. Noi abbiamo molti prodotti che non è una valutazione indipendente, ma è anche una valutazione dipendente fatta dal produttore. Un range di terapeuta ben definito, e questo per molti prodotti non c'è ancora. Rischio di eventuali interazioni farmacocinetiche o farmacodinamiche. Pensate ad esempio all'iperico, che è molto buono, funziona bene, però se lo mettiamo con un antidepressivo triciclico, un sotto energico, può dare problemi. No? Non di rado, essendo derivazione dal mondo vegetale, quasi tutti sono di origine vegetale, c'è il rischio di contaminanti nel prodotto. Se io piglio dello zafferano contaminato, le mie pillole di zafferano, a base di zafferano, saranno contaminate anche se. Bisogna capire quali sono i principi attivi dentro nel preparato. Non è uguale dire nome generico zafferano, per fare un esempio, subito non fa bene, e dire invece quel certo tipo di componente dello zafferano. Bisogna che sia un'informazione chiara, che non c'è nessun nutraceutico attualmente in Italia, su quali sono le indicazioni e un'informazione corretta. Il bugiardino si è fatto bene, e questo non c'è perché non c'è nessuna regola, per cui si dice in generale va bene dell'umore, va bene di qua, va bene, sono delle piccole panacee. Ultimo, deve essere fatta anche la sorveglianza post-marketing, come fosse un farmaco per davvero. Io credo che se noi non andiamo in fretta a formalizzare queste regole o altre similari, rischiamo di avere un mercato intasato di cose molto buone in potenza, mescolate però con un qualcosa di molto 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 poco buono. E questo è problematico. Come va un nutraceutico in medicina e in psichiatria in particolare? Con tre meccanismi fondamentali. Il primo è né più né meno come potrebbe essere una dieta per supplire ad una qualche carenza alimentare, tipo mancanza di vitamine. Questo è l'uso molto marginale dei nutraceutici. In realtà gli usi principali sono da soli o assieme, assieme ai farmaci, ai psicofarmaci in questo caso, è possibile, probabile, che si possa ottenere a dosi elevate, non quelle della dieta, cioè, un effetto fisiologico nuovo che modifica alcuni meccanismi cellulari specifici coinvolti in un certo disturbo o nella sua prevenzione. O ancora può essere che l'aggiunta di un nutraceutico possa ridurre per meccanismi analoghi certi effetti collaterali. Spesso, per nostra fortuna, i nutraceutici sono così ad ampio spettro d'azione che tolgono sintomi, effetti collaterali e aggiungono efficacia. Vediamo alcuni effetti. Non ho fatto un elenco di prodotti DOC buoni e cattivi. Vi faccio vedere alcuni prodotti che, come sono dalle linee guida internazionali. Il primo più comune è l'iperico, che potremmo quasi dire è già un farmaco in senso stretto, e le linee guida più importanti, British Association of Pharmacology, APA,
Biological Psychiatry e Carbat, tutte dicono, in modo più o meno forte, che c'è un'indicazione di almeno il secondo livello per dire che si può usare da solo e o in combinazione. Attenti in combinazione, che però ci sono effetti laterali se la condizione è un antidepressivo serotoninergico. Le migliori sono certamente le Carbat, sono anche le più recenti, e dicono il primo farmaco alternativo di prima linea della monoterapia delle forme di depressione lieve moderata o anche di secondo livello nelle forme di bedonate moderato grave, e poi si può usare in aggiunta però con certe cautele. Quindi questo certamente funziona, questo che è la panacea e il sale su di ogni minestra, la pressione di minestra, gli omega 3 funzionano in modo importante, oltre che a livello di eventi avversi, metabolismo eccetera eccetera, hanno un'azione anche specifica sulla depressione. Le Carbat, che sono quelle che sono meglio fatte, come ho detto prima, dicono che cosa? Può essere scelto come seconda linea, sia in monoterapia che in aggiunta, nelle forme di depressione maggiore fra il lieve, moderato e moderato. E come seconda linea, come nelle forme anche più gravi. E questo ad esempio è un consiglio che io mi sento di dare abbastanza spesso ai miei pazienti: piglia anche questi se non segui i regimi dietetici particolari, perché questo ti riduce certi effetti collaterali e può avere un effetto di potenziamento, quindi ben vengano anche questi, non è acqua. E quello vediamo. Derivati dallo zafferano, c'è una letteratura molto vasta a riguardo, qui mi riferisco alle Carbat, che dice può essere usato come terza linea da solo o in aggiunta. Queste sono guidelines del 2016, dopodiché sono usciti parecchi lavori, ad esempio questo qua fatto in doppio cieco contro citalopram, in cui c'è equivalenza totale in questa della depressione maggiore, e parecchi altri, quindi probabilmente è destinato a salire di livello. Curcuma, questa è nuova, c'è poca roba, però le setrale contro placebo c'è un effetto discreto di tipo antidepressivo di superiorità verso il placebo. Ancora, la N-acetilcisteina, che ha tanti usi in psichiatria, tutti sperimentali, sono una serie di lavori discreti, sia doppio cieco che lavori open, che dicono che le persone bipolari funziona piuttosto bene, quindi è buono da usare. Questo è un riassunto, ce li ho obbligati, l'avevo detto. La S-dosimetionina non l'ho citata, non perché non funziona, perché in realtà che c'è tutta certo che tu da discutere. Poi ci sono altre cose tipo la lavandola, l'inositolo, il triptofano eccetera eccetera, però qualcosa c'è insomma. Però tante altre cose sono messe in commercio che non hanno affatto evidenze sperimentali, come detto prima, e quindi dobbiamo ragionare su questo. Ultima area è questa. Abbiamo parlato di depressione, potremmo parlare analogamente di deficit cognitivi, c'è molto sui deficit cognitivi rispetto al poco che abbiamo con i farmaci, ma io voglio spendere due parole per l'ansia. L'ansia, o meglio l'uso degli ansiolitici, che siano benzodiazepine o Z-Drax, non importa, è un dramma internazionale, dipendenza, uso illegale, illegittimo di questi prodotti e così via. Purtroppo, in un senso, studiati bene non ce n'è. Abbiamo alcuni che sono potenzialmente interessanti, come la teanina, la cisistina ancora, la rodina rosea forse e la falatabubina, ma nessuno di questi prodotti è testato in modo sufficiente. Quindi, conclusioni, sono dentro, sì. In generale, tutta certo in medicina, non solo in psichiatria, cosa ci dicono? L'uso sta crescendo in tutto il mondo, quindi un senso è già importante per ragionarci sopra. I pazienti con disturbi mentali, avete detto prima all'inizio, sono predisposti, sono propensi a usare questi prodotti al posto o in aggiunta agli psicofarmaci. C'è bisogno assoluto di una regolamentazione forte per garantire che i prodotti siano sicuri, ben fatti e supportati da evidenze scientifiche. Ancora, se sono evidenze sperimentali, quindi sono già quei 10 criteri di prima, possiamo parlare di un'alternativa importante per i pazienti, sia come monoterapia sia come terapia aggiuntiva. Possono essere usati molto facilmente, molto come prima scelta, addirittura quando il paziente non vuole più psicofarmaci,
perché molti dipendenti non li vogliono gli psicofarmaci, o quando sono sintomi residui che riusciamo a risolvere con la terapia classica, o quando ci sono effetti contrari di un certo tipo. Quindi possiamo ragionare in questo senso, ma insisto, abbiamo bisogno di dati clinici. I dati sono buoni per la depressione, discreti o buoni per i disturbi cognitivi, poco c'è per l'ansia, e sull'ansia bisogna insistere molto di più.